una recente intervista, l'ex inviato dell'Isola dei Famosi, Alvin, è tornato a parlare del reality di Canale 5. Alvin, nome d'arte di Alberto Bonato, attualmente impegnato, insieme ad Ilary Blasi, nella conduzione di Battiti Live, di recente, è tornato a parlare dell'Isola dei Famosi nel corso di un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Ricordiamo che fino all'edizione dell'anno scorso, Alvin era stato l'inviato in Honduras. In quest'ultima edizione, invece, come sappiamo, molte cose sono cambiate a partire dalla conduttrice, dagli opinionisti e dall'inviata, che sono state rispettivamente Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e Lenoir Casalegno. Nel corso dell'intervista, l'ex volto del reality di Canale 5 ha rivelato di non aver sentito la mancanza del programma ed ammesso che non ci tornerebbe a ricoprire lo stesso ruolo ricoperto per 5 anni, in quanto per lui ogni cosa ha un inizio e una fine. Isola dei Famosi, Alvin vuota il sacco sul reality. Ecco che cosa ha rivelato Alvin nel corso dell'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni a proposito dell'Isola dei Famosi. Non mi è mancata. Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei voluto più farla. È stata un'esperienza complessa dal punto di vista professionale perché sei dall'altra parte del mondo con il fuso orario, con un'umidità pazzesca, 4 ore di diretta alla settimana, spesso senza elettricità e acqua calda. Se quindi un ritorno nel programma condotto nell'ultima edizione da Vladimir Luxuria è escluso, Alvin spera un giorno di esaudire il suo più grande sogno, quello di condurre un quiz game. Questa esperienza mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia giunta al giusto termine. Per me la vita è fatta di momenti. Ogni edizione l'ho conclusa dicendo che sarebbe stata l'ultima. Io faccio tutto come se fosse la prima e l'ultima volta. Mi piacciono i game show, l'intrattenimento leggero che sia anche educativo. Mi piacerebbe condurre un bel quiz, Alvin, nuova esperienza con Battiti Live. Come detto sopra, Alvin attualmente è impegnato, insieme ad Ilary Blasi, nella conduzione di Battiti Live, quest'anno per la prima volta in onda su Canale 5. Il primo appuntamento è stato lunedì 8 luglio 2024, ma in totale sono previste 5 serate di grande musica con tappe nelle città più belle della Puglia. Ecco alcuni artisti che si sono esibiti nella prima puntata: Emi Schilla, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Gue, Holden, Il Volo, Irama, I Ricchi e Poveri, Petit, Sara, Rove, Rose Villan, Tanani, ecc.